Presidente, loro aspettano te, io solo una curiosità, avevo una battuta proprio. Avevo visto poc'anzi il collegamento con Di Battista, rilassato, maniche di camicia, su una meravigliosa spiaggia, ma questo abito così istituzionale, importante, un pizzico di invidia, l'ha provato? Ognuno in questo momento fa il suo percorso, però sempre insieme, quindi si può fare da tanti luoghi del mondo. Oggi io lo faccio qui da Presidente della Camera. A lei, Presidente. Buonasera a tutti, e veramente buonasera e sempre grazie per venire così numerosi a Italia 5 Stelle. La prima cosa che voglio dire è trasferirvi l'emozione che io ho qui stasera per salire su questo palco da Presidente della Camera dei Deputati. Sembrava impossibile fino a qualche anno fa che in questo percorso ci portasse ad arrivare fino a qui, in questo modo, con questa forza, con questa partecipazione. Io voglio raccontarvi anche del mio ruolo oggi e voglio dirvi quanto è importante e quanto sia fondamentale la Camera dei Deputati per il nostro Paese, dal punto di vista istituzionale e dal punto di vista costituzionale. La Camera dei Deputati è un luogo in cui stiamo lavorando in modo molto caparbio, senza mollare mai su niente. E uno degli esempi che avete già ascoltato qui sul palco è sicuramente quello dei vitalizi. Sembrava impossibile, sembrava un obiettivo irraggiungibile, però abbiamo lavorato fino in fondo, ho lavorato con tutti gli uffici della Camera dei Deputati che hanno fatto un lavoro straordinario e alla fine siamo arrivati al risultato, dopo 4 mesi di lavoro. Però il punto è questo, non è la questione economica, si risparmiano 40 milioni di euro all'anno, è una questione molto più profonda, è una questione di senso come tutte le cose, significa riparare una ferita che il popolo italiano sentiva tra le istituzioni e i cittadini. E oggi che io sono Presidente della Camera dei Deputati e sono istituzione, devo per forza cercare di riparare queste ferite affinché di nuovo ci sia l'avvicinamento totale tra i cittadini e le istituzioni e le istituzioni finalmente siano formate da tutti i cittadini che ne fanno parte fino in fondo. Questo è quello che noi dobbiamo poter fare. Io ho molti incontri, molti appuntamenti e spesso vengono coloro che hanno raccolto le firme per le leggi di iniziativa popolare. Ma vi ricordate quando le raccoglievamo noi le firme e chiedevamo appuntamenti al Presidente della Camera, al Presidente della Commissione Affari Costituzionali? Oggi, quando arrivano dei gruppi che hanno raccolto le firme, io do precedenza su tutto perché sono quei cittadini che dobbiamo ascoltare. Sono quelle leggi. Sono quelle leggi che noi dobbiamo discutere, perché ogni volta che viene quella persona, quel gruppo a portarmi quelle firme, io non mi dimentico mai che fino all'altro giorno ero io ed eravamo noi che raccoglievamo le firme per la legge di iniziativa popolare sull'acqua pubblica, raccoglievamo le firme per il nostro VDE1, vi ricordate? Fuori condannati in via definitiva dal Parlamento, e noi eravamo sotto il Parlamento a protestare per dire che la voce dei cittadini va ascoltata, e oggi quella voce gli viene aperta la porta principale di Montecitorio e può entrare chiunque a portare le firme. Perché quelle voci tutte devono avere un grande rispetto e noi oggi non ci dobbiamo mai dimenticare di chi eravamo ieri. Questo è uno dei punti fondamentali, perché spesso si arriva nei palazzi, spesso si accomoda sulle poltrone e ci si dimentica un po' di chi eri.
E allora questo anche grazie a voi, che stiamo sempre insieme in filo diretto in tutti i modi, per strada, con le mail, non ce lo dimenticheremo mai, e io non me lo dimentico mai. E oggi Montecitorio deve essere un'istituzione vicina ai cittadini, e ho cercato in questo periodo anche di darle una versione umana, le istituzioni che siano umane, vicine al servizio delle persone, soprattutto coloro che stanno più in difficoltà, soprattutto coloro che soffrono, soprattutto dove ci sono i problemi e dove un'istituzione deve andare lì a sporcarsi le mani, come quando sono andato a San Ferdinando. Ci sono delle storie in questo paese terribili, ci sono persone che hanno subito delle ingiustizie. E una delle giustizie oggi anche più grandi che sto seguendo, terribili, forti, è quella della famiglia Regeni, dei genitori di Giulio Regeni, che hanno perso un figlio perché era in Egitto e l'hanno preso, l'hanno torturato per 7 giorni e lo hanno ammazzato. E allora io, quando dovevo andare in Egitto per un lavoro con la Camera dei Deputati la prima volta, non ho potuto fare a meno di chiamare i genitori di Giulio Regeni e di ascoltarli e dire: come state, che possiamo fare ancora di più? E allora oggi io chiedo di nuovo, con tutti voi, insieme ai genitori di Giulio Regeni, in tutti coloro che credono nella giustizia e la verità, di aprire finalmente il processo per Giulio Regeni al Cairo. La procura di Roma ha fatto un lavoro eccezionale, ma anche rispetto a questa questione dobbiamo comprenderci bene. Perché è giusto andare in Egitto, parlare con Al-Sisi e dirgli che uno Stato deve fare verità su se stesso? Perché lo Stato che fa verità su se stesso è uno Stato che può guardare con più serenità al futuro, è uno Stato che viene riconosciuto dalle persone, è uno Stato che guarda dentro se stesso, è uno Stato che può cambiare, non essere rigido, ma può definitivamente aprirsi al mondo. È questo che noi dobbiamo portare anche dentro di noi e dentro l'Egitto. Ma c'è un'altra questione importantissima: l'economia non è mai svincolata dai diritti umani, dai diritti civili, dalle libertà delle persone. Noi oggi siamo un'economia globalizzata e non ci può essere un'economia globalizzata dove si fanno investimenti, si coopera, si aumenta il PIL dei paesi, se non c'è un innalzamento globale dei diritti umani, perché è impossibile girarsi dall'altra parte, non ci si deve mai girare dall'altro lato. Se sei un'azienda che va a investire in Egitto, così come in un altro paese, devi sapere in che paese vai. E allora possiamo fare un'operazione tutti insieme. Va bene gli investimenti, ma l'investimento, se io lo faccio nel tuo paese, devi migliorare la situazione delle carceri, devi migliorare la situazione dei diritti umani, perché è così che si fa crescere la libertà del mondo, così che si cresce con la cultura del mondo, così in tanti altri paesi. Allora è questa l'operazione che dobbiamo fare, e dobbiamo riflettere su tutto ciò che noi facciamo. Ho sentito qui dal palco, giustamente, il nostro capogruppo Duva, il capogruppo del Movimento 5 Stelle, dire: abbiamo calendarizzato l'acqua pubblica. Ed è vero, ed è un risultato importantissimo, ma dobbiamo comprendere ancora una volta, e ce lo dobbiamo dire, perché è importante il concetto di acqua pubblica. Perché non è solo una legge, con la legge non si cambiano i paesi si cambiano trasformando la cultura e sapendo perché si fanno le cose. E allora la legge sull'acqua pubblica è importante perché si affermano dei concetti fondamentali, il concetto per cui sui beni che sono di tutti non si può fare profitto, e quel profitto che si fa viene reinvestito per migliorare quel bene che è a disposizione di tutte le comunità. Questo significa essere un popolo cosciente. Non abbiamo bisogno solo di legge, abbiamo bisogno di coscienza, abbiamo bisogno di mettere al centro l'etica delle cose. L'etica è il motivo per cui si fanno le cose. Le leggi di iniziativa popolare vanno discusse perché il popolo è sovrano, e se raccolgono le firme per discutere una legge in Parlamento, quella legge deve essere discussa. Deve essere discussa. E quindi noi dobbiamo ritornare ai ragionamenti, dobbiamo ritornare al pensiero. Io quando sono
stato eletto Presidente della Camera, nel mio discorso di insediamento ho detto una cosa molto semplice: questa è un'istituzione che deve essere pensante, un'istituzione culturale, un'istituzione attraverso la quale si possono fare buone leggi di grande qualità per il miglioramento della vita collettiva. E allora il governo deve fare meno decreti, il governo attuale, il governo precedente, tutti i governi, c'è stato sempre il problema dei decreti, e bisogna arrivare in Parlamento a una discussione molto forte, molto ampia, anche molto lunga sulle leggi, nelle commissioni, perché quando si lavora parlando, discutendo, dialogando, cooperando nella commissione, anche degli emendamenti dell'opposizione sono buoni e ciò che fa la maggioranza può essere migliorato, perché il tempo, la riflessione, il dialogo porta al miglioramento delle leggi. L'abbiamo visto nella scorsa legislatura con la legge sugli ecoreati, grazie anche a Salvatore Micillo, ad altri capogruppo delle commissioni. Così si lavora. Dobbiamo riuscire a far diventare il Parlamento centrale, perché il Parlamento rappresenta il popolo italiano ed è lì che si devono fare le leggi per migliorare la qualità della vita. Stasera vi sto parlando da Presidente della Camera perché io sento fortemente questa istituzione e questa responsabilità. La prendo tutta e cerco di lavorare ogni giorno ricordandomi cosa fare, perché farlo e perché riuscire a migliorare la vita collettiva del Paese. Però permettetemi anche di dire che da Presidente della Camera il 24 marzo in poi sono stati giorni, dal 24 marzo in poi sono stati giorni anche molto complicati, c'è stata una crisi di governo molto lunga, il Movimento ha detto io con Berlusconi neanche una telefonata, col PD era impossibile anche iniziare a parlare, e allora abbiamo cercato una strada, trovato una strada, perché le persone non volevano tornare alle elezioni, non volevano governi tecnici e non volevano governi istituzionali. Il Presidente della Repubblica lo sapeva bene, io lo sapevo bene da Presidente della Camera e anche il Presidente del Senato, e allora abbiamo cercato di formare un governo politico, di far formare un governo politico che nasce, e io ci tengo a dirlo perché lo dobbiamo comprendere bene, su un contratto, non nasce su un'alleanza, perché l'alleanza l'alleanza tu la fai sui valori, lo fai su un patrimonio che condividi, che magari ha lavorato sui territori, ha lavorato tramite Meetup, tramite la rete che ha fatto il Movimento. Abbiamo fatto un'operazione che è un contratto e ci muoviamo sul filo di questo contratto e cerchiamo di operare in quel contratto. È chiaro che ci sono problemi, ci sono molte cose che piacciono, altre cose che non piacciono. In quel contratto c'è l'acqua pubblica che porterà finalmente alla gestione pubblica dell'acqua nel Paese, ci sono tante cose che ci piacciono, cose meno, ma si sta lavorando su quel filo rosso e su quel filo. Però dobbiamo comprenderci bene, non è che alle elezioni ci sarà un'alleanza con la Lega, non è che alle elezioni ci sarà un'alleanza alle regionali, non ci sarà un'alleanza a livello europeo. Lavoriamo qui fin quando pensiamo di fare il bene del Paese, delle persone, fin quando la nostra identità sarà sempre forte e salda, che è una identità liquida, un'identità di una provenienza molto ampia, ed è la trasformazione che noi stiamo cercando di fare nel Paese molto importante, anche la trasformazione di noi stessi, il movimento post-ideologico, e oggi che diventa post-ideologico per molti è più difficile accettarlo, ma dobbiamo essere in questa post-ideologia e capire come muoverci, perché noi sappiamo quello che siamo ed è in quel verso che ci dobbiamo riuscire a muovere. Ed è per questo che vi dico, lavoriamo saldi su ciò che noi crediamo giusto, sui beni comuni, sull'acqua pubblica, e così anche in Europa dovremo fare una rete nuova, magari con movimenti nuovi che verranno. Dobbiamo fare una sorta di rete sui beni comuni per difendere le persone, per difendere la dignità delle persone, un reddito di cittadinanza universale, perché le persone vengono sempre prima dei numeri, su questo non c'è dubbio. Ma non dobbiamo pensare che i numeri anche non esistono, perché esistono, e dobbiamo trasformare un meccanismo, e il meccanismo è un meccanismo valoriale, di pensiero, è un meccanismo interiore, è un meccanismo che dobbiamo riuscire a cambiare perché stiamo cambiando noi stessi. E allora
è questa la nostra direzione, è una direzione molto più faticosa perché prevede la messa in discussione di ognuno di noi stessi, del nostro modello di vita, dei nostri pensieri. Non si può pensare di fare profitto qui e approfittarne in un altro paese. O decidiamo che tutto il mondo è uguale e la redistribuzione del reddito deve essere qualcosa di collettivo per aiutare tutti, o se no saremo quella parte di mondo che prima o poi sarà sorpassata da una parte che spinge perché vorrà per forza venire qui. E allora dobbiamo comprenderci bene sulla strada che dobbiamo percorrere. Questo lo possiamo fare partecipando, ascoltando, facendo le riunioni, cercando di mettersi anche un passo di lato per ascoltare la persona che è vicino e cercare di essere meno tutti egocentrici e mettere al centro il tema e capire come svilupparlo. Le soluzioni si trovano sempre solo se c'è l'ascolto. Questo è il movimento e quindi sta ascoltando molto per poter procedere avanti nel modo e nella forma giusta. Io vi ringrazio e questa è sempre la mia famiglia e vi voglio bene. Siate saldi sull'identità nostra, sui nostri valori, sui nostri principi e su tutto quello che abbiamo costruito dal 2005 ad oggi. Io ringrazio chiunque abbia partecipato, chiunque abbia dato un pezzetto del suo tempo a questo progetto e chiunque lo vorrà dare ancora. Forza e coraggio!